Cosa diamine stavo dicendo nello scorso episodio? Lungo? Beh, bentornati con Pokémon Mystery Dungeon. Sì, Mystery Dungeon, wow. Pokémon Y. Ok, siamo giunti qui. Non ho fatto nient'altro dallo scorso episodio, quindi... Oh, possiamo scattare. Wii, wii, wii. E dobbiamo finire di esplorare Nova Artopoli e andare a Luminopoli, a quanto pare, perché dobbiamo incontrare Platan, picchiatore. Ok, curami Pokémon, per favore. E in questa parte... Per rimediare dal fatto che nella scorsa parte ho fatto vedere praticamente nulla, vedrò il Pokémon io e te, perché magari può servire. Gioca con i Pokémon. Giochi tanti diversi, cogli la bacca, colpo in testa e puzzle tap tap. Ok. Se metti un Pokébignè nell'area di gioco. Ok, vai. Vediamo come funziona Poké io e te. Magari serve ad aumentare la... No, non voglio, cambia. Voglio usare Azuril. Cambia Pokémon. Perché Azuril? Perché non so se funziona e fa evolvere il Pokémon meglio. Quindi Azuril nello schermo inferiore. Non so se scambiare gli schermi. Penso di no. Comunque Azuril. Magari davvero aumenta la velocità. Spero di sì, perché mi farebbe tanto piacere. Ho un dolcetto. Ce l'ho qualche dolcetto blu. Non lo so. Comunque mangia, mangia. Ok. Posso fare delle facce per caso? Vai. Vai. Sì. Ho fatto la faccia. La cosa brutta è che quando faccio le facce sembro tipo un emerito deficiente. Quindi... Mi astenterò a fare le facce. Dai. Imitami. Bravo. Ah, che carino che stai, Azurilla. Evolviti in fretta, mi raccomando. Ok. Direi che basta. Possiamo dargli qualche altra cosa da mangiare? Tipo questo verde. Non so se gli può piacere però, perché è verde, quindi... Ok. Vediamo adesso che succede. È più felice per caso? Fatemi solo controllare. Salsetta 4, amicizia 1. Ok, l'importante è che l'amicizia aumenta. Ok, mi sa che se continuiamo a giocarci, eccetera. Decora? Come decora? Ok, bignè. Voglio metterci questo qui. Non so come funziona sto Poké io e te, però so solo che... Possiamo farci un sacco di roba. Oh, Azuril, che fai? Scusate se sto giocando con Azuril tutto sto tempo, però... Nella possibilità che si possa evolvere prima... Preferisco farlo evolvere subito. Diamogli un bignè e poi basta. Il resto li tengo perché magari servono per altre cose. Tre cuori. Ok. Voglio giocare a... Cogli la bacca. Non so cosa faccia. Facile ovviamente perché non so giocarci. Vai Azuril. Che devi fare Azuril? Cogli le bacche per i Pokémon. Ah, oddio, difficile. Vai. Pronti? Via. Dai. Solo se per questo minuto sto giocando così, però... Voglio cercare di fare più... Voglio fare meglio possibile, almeno se Azuril si può evolvere. Ecco Azuril. La cosa bella è che sembra che i Pokémon spuntino sotto... no, perfetto, stavo dicendo una stupidaggine. Dai, in fretta. Oddio, oddio, aumenta la velocità. Aiuto. Aiuto. E questo è il facile, eh? Non ho capito che biduffole la roba, però. Oddio, oddio, oddio. Rossa, gialla, mora. Aiutatemi. Ok. Scusate di questi minigiochi, però pian piano voglio far vedere questa roba.
Come ho fatto? Di punteggio? Record. Ah, ok, quindi questo servono a fare i pokebignè. Ha sbloccato la difficoltà successiva. Benissimo. No, no, esci. Volevo solo vedere se riuscivo a farmi le... a far evolvere Azuril. Oh, felice. Diamogli un ultimo pokebignè. Questo al cioccolato. Probabilmente cioccolato normale, cioè al latte. Quindi, sei un amante del cioccolato al latte? Sì, che lo sei. Bravo, Azuril. Fatti accarezzare, dai. Penso che almeno per le prime volte non avrò fatto una grafica per il poke io e te. Quindi mi dispiace per questo. In ogni caso adesso vediamo come sta messo Azuril. Giocato con Bluchu. Ok. Ora, dimmi come sei. È abbastanza felice, dai. Vediamo adesso se succede qualcosa, dai. Magari controlliamo se la felicità è aumentata. Sei tu quella che mi dici la felicità, vero? No, non sei tu. Era una a fianco. Cioè quella è la palazzina a fianco, insomma. Almeno credo e spero. Sì, mi sa di sì. Quindi, eccoti. Sei tu, vero? Vedo le gambe molto forte. Di già. Non è che si può già evolvere? Sarebbe una cosa stupenda. Mi farebbe molto piacere. Comunque, Luminopoli dovrebbe essere in questa direzione. Vero? Ma tu sei... Ok, sì. Wow, la medaglia insetto. Tu e la tua squadra di Pokémon dovete essere forti. Siete riusciti a sconfiggere Violetta. E lei è Alexia. È la sorella. Si vede nel anime, se non sbaglio. Sono una giornalista. Accetta questo per celebrare il nostro incontro. Cosa hai mirato? Eccolo qua! Perfetto. Condividi esperienza ottenuto. Se ha... Sì, bla bla bla. Condividi esperienza. Mi stanno scaricando le cuffie. Vieni a trovarmi nella casa editrice di Luminopoli. Mi sembra logico, Alexia. Non ti preoccupare. Soprattutto se mi dai cose utili tipo questo. Allora, vediamo cosa fa. Perché mi sembra che in questa generazione cambia qualcosa. È uno strumento chiave. Ah no, strumento base, eccolo qua. Con gli esperienza. Se ti varo tutti i poke... Oh oh! Ah, è diventato uno strumento base, non uno strumento tenuto. Buono così. Tutti i Pokémon avranno esperienza. Siamo a Villare Praterie. E qui si possono trovare nuovi Pokémon. Ta-ta-ta! Ossia... Budio! Quindi si può avere la linea evolutiva di Roselia. Quindi se volete un Roserade, state a posto così. Come fuga fallita, dai! Ok, scusate se mi sono allontanato per 2 secondi, però... Prendevo il cavo. Aiuto, ok. Vediamo che altri Pokémon si possono trovare qui dentro, dai. Posso entrare qui dentro? Sì, ci posso. Ah, c'è uno strumento. Controlliamo subito cos'è. Repellente. Sempre utile il repellente se avete Pokémon con bassa salute. Oppure non volete incontrare Pokémon selvatici. Ok, vediamo nei fiori rossi che cosa ci sta. Tan 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 tan. Flabebe. Nuovo Pokémon di tipo fata. Se non sbaglio cambia la sua... il suo colorito, insomma. In base a quanto... in base al fiore in cui lo incontrate. Della serie lo incontrate nel fiore rosso, sarà rosso. Nel fiore giallo sarà giallo. Se volete controllo, non ci vuole niente, eh. Basta vedere se riusciamo a trovare un altro qua. Sto parlando un po' in fretta, vero? Mi sa di sì. Ta-na-na, ta-ta-ta. Combi! Sento che se ne trovano di Pokémon qua dentro, eh. Dai. Bolla! Oddio, siamo diventati shiny per un secondo. Anche se non penso che lo shiny di Azuril sia... Vabbè, no, facciamo fuga, dai. Come fuga fallito, dannazione! Io lo sapevo però, finché non impariamo delle mosse decenti, Azuril è abbastanza inutile. Bolla! La cosa bella è che dice che è un legame molto forte. Io dico, che succede? Si evolve già. Sarebbe bellissima come cosa, ma non credo che succederà. Magari più tardi, in metà giocare con il Poké io e te, faccio salire l'amicizia di tutti quanti i miei Pokémon e poi vediamo se funziona. Pistolacqua! La faccia soddisfatta di quando fa pistolacqua è stupendo. Ok.
Quindi il condividi esperienza da punti esperienza a tutti. Quindi pure a Bidoff. No, un secondo allora. Fatemi disabilitare il condividi esperienza, almeno per ora. Potrò assegnarlo, vero? Tipo se premo Y lo funziona. Sì. No, lo voglio disattivato, grazie. Allora, controlliamo se ci sono altri Pokémon qua dentro. E poi proseguiamo. Ok, sì, avevo ragione. I Flabébé cambiano a seconda del fiore in cui lo incontrate. Adesso non mi va di sfidarne 50 però, quindi proseguiamo per la strada dove troveremo, penso, degli allenatori e degli strumenti. Infatti là c'è uno strumento. Super pozione. Sempre utile, come al solito. Ok. E c'è anche una... Cosa? Vuoi mangiare? Scusate, ho visto Azuril che si dimenava per il cibo. Mega Ball! Più buona di una Pokéball, ovviamente. Non è che se ci muoviamo... Ah, si muove pure Azuril, ok. E... Qualcun altro? Magari di diverso? No, combi. Qua se avete fortuna mi sa che ne potete incontrare uno femmina di combi. I combi femmina sono rari, ma dico il 12%, 12,5% è femmina. Ok, c'è uno strumento nascosto qui. Controllare, no. Allenatori. Sembra, oh, c'è uno strumento. Oddio. Strani movimenti. Ok, tu sei un allenatore di sicuro. Allora, vediamo. Un antidoto. Bene. E un allenatore, vero? Sì! Il mio Corphish ha delle chele taglienti. Mega Crowdant confirmed. Darian. Gli piacerà molto il Durian. Ok, in questo let's play farò giochi del genere. Giochi di parole del genere. Tipo era l'altra volta Orsola che ha un Corsola. E cose del genere, per ora, insomma. Ok. Mi sa che dopo questo video sì, giocherò con i cosi dei Poké io e te. Sì, grazie. Tipo elettro, vero? Bene, ti ricordo che sono di tipo erba. Quindi, ciao. Super efficace. E Blushu non sale di livello, bene. Oh, che roba, un taglionetto. Mi sa che anche il gioco vuole fare giochi di parole, eh. Beh, non importa. Cerchiamo di non incontrare Flabébé. E magari un Pokémon nuovo. E ovviamente incontriamo Flabébé. Ah, questo è giallo però. Quindi può essere di 4 varietà. 3, scusate. Non so se esistono i Flabébé blu. Spero di no. Beh, di sicuro non esistono Flabébé verdi, quindi è inutile che lo catturo. Ok, tu mi vuoi sfidare. Tu che cos'è? Fontana delle perle, di Clan Pearl per essere precisi. La chienza crea armonia. Allora, tu mi sfidi? Ah, allora, senti. E sfidami, ok. Stop and go, la vittoria va a chi non si ferma mai. Tan, 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 tan. Ok, Glauco pattinatore. È solo un Pidgey. Da notare che io sto continuando il let's play, però la squadra l'ho scelta solo a metà. Non ho scelto tutti quanti i membri. Aia, 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 ok. Bolla! E diminuisci io pure la velocità qualche volta però, eh. Se no mi costringiamo ad andare in Skandar per vendicarti della tua debolezza, mio caro Azuril. Ah, vediamo quanto ci fa, eh. Oddio, super efficace ci fa poco. Va bene, morso. Staccagli le ali a morsi. No, no. No, turbo sabbia, no, ti scongiuro. Che poi comincio a mancare, poi rimanco, 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 rimanco. No, no. Ho avuto abbastanza fortuna adesso. PJ. Dai, sali di livello. No. La squadra è incredibile, eh. Scommetto che riusciresti a insegnare ad andare... no, grazie. Soprattutto Azuril o Spoink. Ok, allora. C'era un'altra pattinatrice, vero? L'ho vista, sì. Sono più veloce di te. E sfidiamoti. Se le lotte Pokémon si potessero fare pattinando sarebbe il massimo.
Beh, in questo gioco ci sono le lotte aeree, quindi volendo, perché non le lotte con i pa... Oddio, Gwendalina! Adelina e Gwendalina bla bla. Anche questo è un riferimento a un film, quindi non vi preoccupate, è normale che io faccia queste cose. Attacco rapido! Dite commenti la felicità di... Di coso? Di... Azuril, se uso una pozione? Perché no, dai. Ne ho tre. No, questa battaglia sarà leggermente lunga. Non per altro, ma perché voglio far evolvere Azuril. Ok, vai Iskandar. Olè. Magari se avete anche qualche Pokémon da consigliare. Ecco qua. Io non so se sto continuando a fare le domande del giorno. Non penso. In ogni caso lo faccio adesso nel video. Quali Pokémon mi consigliereste per la squadra? Esclusi i tre tipi, cioè escluso erba, acqua, fuoco. Che Pokémon mi consigliate per la squadra? Mi farebbe piacere saperlo, perché... Bollaraggio! Perfetto, molto meglio di... È la stessa cosa, vero? Sì, mi sa che è la stessa cosa di bolla, però riduce la velocità. Mi piace l'animazione di coso, quindi... 1, 2, puff! E impariamo a Bollaraggio! Ta-da-da-da. Ok, non penso che si evolva, però vediamo come succede. Succede qualcosa? No, vero? Bene. Allora, altra roba qui. A parte del Flabébé. Questo percorso ce l'abbiamo esplorato abbastanza, direi. Quindi cerchiamo delle parti in cui si possono trovare degli oggetti, tipo questi. Ah. Ok. Velenaculeo. Però non ho Pokémon di tipo veleno, quindi non so cosa farmene per ora. Ah, è vero. Ah, no, giusto. Scusate, mi sto immaginando le cose. Ok. Allora, dai. Ehi, senti, lo chiamo, voglio vincere io, però. È come dire, ehi, dammi 100 euro, te ne do 2 in cambio. Ma Dio! Certo che te li fanno allenare, però, i Pokémon in questo gioco, eh. Ah giusto, se vi chiedete perché io stia tipo non usando il condividi esperienza e mandando tipo Azuril davanti, è perché avendo il Pokémon per primo in squadra, se non sbaglio la felicità aumenta, ed è solo questo il motivo. Quindi sì. Bene. Mordiamolo. Mi sa che toglierò Bidoof dalla squadra finché non mi serve e poi attivo il condividi esperienza. Non voglio sprecare dei punti esperienza per Bidoof. Sei cattiva, l'hai fatto vincere. Vabbè, facciamo una cosa, va. Mi sono pure un po' rotto le scatole di allenarmi sempre a coso, quindi. Ok, e attimo il condivido esperienza e mi faccio evolvere Bidoof in Bibarel, già che ci siamo. Ok, allora. Roba utile qui. Allenatrice. Posso? Sì, allenatrice. Io adoro i Pokémon, li amo alla follia. Pochi fan. Dora l'esploratrice. Ok. Vai Iskandar. O meglio detto Killadin. Staccalo a morsi. Ma a cosa è appeso questo Burmy, scusate? Al vuoto. Vola. E siamo al 17. Ta-ta-ta. Vengono condivisi e Bidoof è al 5. Per questo non volevo prendere... E impara Ruggito. Oh, wow. Burmy, mi sa che ha... Questa ha i tre tipi di Burmy, vero? Sia terra... Cioè, erba coleottero, acciaio coleottero e... terra coleottero. Allora, terra coleottero, acciaio coleottero. Vabbè, non lo so in qua... com'è fatto sto Bidoof. Comunque, Bidoof, questo Burmy, scusate. Con solo che Morso si sposta, a quanto pare. Della serie, prima attaccava verso il basso, adesso attacca più verso l'alto, tra virgolette. Ok, questo Burmy dovrebbe essere tipo acciaio, vero? Sì, è il... la modalità scarto di Burmy. Quindi non dovrebbe essere molto efficace. Ah, perfetto. Allora mi immagino delle cose, non cambia il tipo. Eppure ero sicuro che lo cambiasse il tipo, però. E non sconfitto Dora l'esploratrice. Quindi
altri Pokémon. Ti sfido con un Pokémon che ha appena ricevuto con uno scambio. Quindi un Pokémon che noi non possiamo incontrare, vero? Dai, Alighiero. Danto. Magikarp! Ok, è un maschio perché c'è baffi lunghi, sì, avevo ragione. Ok. Addio Magikarp. Mi spiace però. Povero Magikarp. Bidoff al 6. Io non voglio allenarmi Bidoff. Pic pic splash splash pic. Sta piangendo, cioè l'abbiamo fatto piangere un bambino. Facciamo schifo. Non avevo capito. Ah ok. Quindi anche tu sei d'accordo nel dire che Magikarp non è molto buono finché non fa alcune cose. Ok, strumenti. Etere. Sempre utile. Anche se non penso di averne mai usato uno in tutta la mia vita di etere. Ehe, ti pareva che c'era qualche cosa nascosta qua. Non abbiamo ancora un detector, quindi non so se c'è altra roba, però alla mia età, no, ammira la mia maestria nelle lotte, la mia maestria, la mia minestra, già che ci stiamo. Parte la sfida di Uto. Non ho giochi di parole per Uto, mi spiace. Se non che è un cornuto. Ok, mi sa che molti avranno già smesso di guardare questo let's play solo dai giochi di parole che faccio. Quindi penso di cominciare di smettere. Da adesso in poi non lo farò più. Ci proverò almeno. Ok, incredibile, sì. Arriviamo a Luminopoli e poi stacco, perché non mi va di fare 50.000 cose. Posso passare, per favore? Ok. Ah, l'unica cosa brutta di questi pattini è che bisogna per forza, tipo, per entrare qua dentro, per fare alcune cose dentro questi puzzle, bisogna entrarci alla perfezione. Quindi per adesso cammino con le frecce. Altri strumenti? No. Però tu mi farei qualcosa di buono. Tipo darmi qualche strumento. Cioè prendere lo strumento. Però voglio prima batterti. Giardiniere. Amilcare. Perché hanno tutti questi corfish? Mamma mia. In ogni caso, non ci vuole niente. Frustata. È super efficace. Magari scrivetelo però nei commenti se sto perdendo qualche cosa della serie. Video fa salire dal 7. Wow, interessante. Io me ne intendo il giardinetto di Pokémon. Della serie se sto perdendo, non lo so, tipo strumenti che avrei potuto ottenere parlando con delle persone. Rete ball a random, magari per catturare Pokémon coleottero. Ok, non posso usare il circle, il C-pad, dannazione. Io non so usarlo e le freccette qua. Ok, tu. Ti sfido con Bluchu. Dovrò depositare Bidoff prima o poi, tipo adesso. Tu ammiri davvero i Pokémon? Sì, li amo. E li ammiro pure. Oh, oddio! Che figata! Cioè, è vestito con un... Vabbè, non importa. Pichu! Bluchu! Che poi, devo essere sincero, se ancora non avete capito perché Bluchu, perché sembra un topolino, Azuril. Quindi, essendo un blu, e Chu è il coso dei, dei topi, se non sbaglio, in giapponese, blu Chu. Quindi non è perché è tipo blu Pikachu. Comunque, Pega, Vega! Eccolo qua. Urgito. Mi piace il fatto che hanno aggiunto il verso giusto a Pikachu. Però magari se facessi più danno mi farebbe anche più piacere. E anche l'evoluzione di Bluchu mi farebbe molto piacere. Comunque, bolla raggio. Pekka Pekka. Intanto, già l'ho detto, però appena arriviamo a Luminopoli io stacco la parte. E nel frattempo devo dire questo. Io penso di... Oddio, sto super pozione, ma dai! Penso di far aumentare la felicità, se si aumenta la felicità ovviamente, con il Poké io e te, con Azuril, facendo i minigiochi, eccetera, eccetera. Perché quello lo posso fare anche senza registrare.
Cioè, simpatia? Che mi scambi l'abilità? No! L'attacco diminuisce. Mi sei simpatico, Pikachu, mi sei simpatico. Ma non per molto. Ah, finalmente bolla raggio funziona. Pika, Pika! Ma non mi ha attaccato per niente, Pisa. Comunque non importa. Bolla raggio! Pika, Pika! Quanti punti esperienza. E Bidoof sale all'8. Bidoof, sei un succhi esperienza. Germano! Non voglio fare più giochi di parole, quindi starò zitto. E vediamo se c'è una lotta in doppio, vero? Sì. Mi sa di sì. Conosci un Pokémon chiamato Flabebè? Oh, vedo che ne hai già registrato uno sul Pokédex. Non c'è da stupirsi che tu sia uno tra... Ok, perfetto. Pensa, Flabebè è un Pokémon di tipo folletto. I Pokémon di tipo folletto sono stati classificati solo di recente. Vero. Ci abbiamo molta... Ok. Il Prof. Latan ci ha mandato qui apposta per far lottare i Pokémon di tipo folletto con i Pokémon di altro tipo. Io mi chiamo Signia, un nome grazioso, non trovi? Proprio come me, ok? Io sono Dexio, Professor Platan mi ha affidato un Pokédex 2 anni fa. Un Pokémon, un Pokédex, vuol dire che sono un veterano. Se vuoi passo, ok. Sì, perché no, dai. Andiamo dal Professor Platan e poi la parte si concluderà. Ok, posso camminare dopo, bene. Perfetto. Allora, io giocherò un po' al Poké Io e Te e ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Y. Quindi, alla prossima!